Allora, grazie, buongiorno a tutti. Diciamo che una delle prime cose che ci tengo a puntualizzare, con cui abbiamo discusso lungamente con Federico e Magda, è: nonostante noi utilizziamo degli strumenti clinici, cioè abbiamo utilizzato e somministrato con l'aiuto degli operatori dell'ortofonologia una grossa batteria di strumenti clinici, non è assolutamente il nostro intento quello di medicalizzare o di definire per forza il bambino con diagnosi di DSA e la loro famiglia come dei pazienti che hanno un disturbo di personalità, un disturbo dell'attaccamento, un disturbo di ansia di separazione. Noi parliamo di sintomi, quindi di aspetti che possono essere collegati ad alcuni dei quadri nosografici principali, diciamo, che ormai tutti conosciamo, però ci tengo a precisare questa cosa, perché il nostro desiderio non è quello di dire che il bambino che ha diagnosi di DSA è un bambino che soffre di ansia di separazione a livello clinico o che ha depressione a livello clinico, però può avere delle variabili, diciamo, degli aspetti comportamentali, dei pensieri, degli affetti legati, che si assomigliano a certi quadri diagnostici, che non devono essere trascurati nella presa in carico, ma che non etichettano, diciamo, una psicopatologia. Soprattutto, diciamo, nell'intervento, nella parte che approfondisco adesso, io mi concentrerò sull'analisi di alcuni aspetti genitoriali a maggior ragione, cioè quando i bambini con diagnosi di disturbo di apprendimento arrivano all'ortofonologia, il paziente, diciamo, è il bambino, chiaramente non è il genitore. Però se noi scopriamo o sveliamo alcune caratteristiche specifiche, sintomatologiche anche del genitore, possiamo sia capire meglio qual è la situazione relazionale in cui il bambino sta crescendo, è cresciuto anche precedentemente all'esordio del DSA, quindi senza avere la pretesa di dire causa-effetto assolutamente, però per capire qual è il contesto emotivo, affettivo, relazionale in cui il bambino con sintomi di DSA è cresciuto. Dall'altra parte, ci sembra molto interessante anche per guidare poi il trattamento, diciamo, che le prese in carico dei bambini, che non venga trascurato, diciamo, anche un occhio più attento, diciamo, ad alcuni aspetti genitoriali, non tanto come psicopatologia personale del genitore, ma come se questo genitore ha certe fragilità, certe vulnerabilità, come i colleghi di ieri hanno magistralmente specificato, no? L'aspetto del rischio, della vulnerabilità, possano in un certo senso ostacolare, tra virgolette, o comunque rendere ancora più complesso il processo di apprendimento del bambino. Quindi questo ci tenevo a specificarlo. Molto brevemente, che cosa ci dice la letteratura abbastanza recente, però molto scarsa, diciamo, sul profilo di attaccamento del genitore con bambino di diagnosi di DSA? Praticamente ci descrive un genitore con un pattern d'attaccamento, per chi è familiare, diciamo, con questa terminologia, non sicuro. Quindi siamo nel campo dell'insicurezza dell'attaccamento, cioè i modelli operativi del genitore nella relazione con il bambino possono essere più disfunzionali rispetto a più funzionali, senza però creare per forza una relazione psicopatologica con il bambino. Però ci potrebbe essere, potremmo considerarlo come un fattore di rischio aggiuntivo nella relazione con il bambino, che può in un certo senso caratterizzare ancora meglio il tipo di relazione che il bambino ha con i genitori, e potrebbe anche farci fare delle ipotesi rispetto proprio a quali possano essere le relazioni che ad esempio il bambino ha imparato a instaurare e porta fuori dalla casa, quindi con l'insegnante, con la logopedista, con lo psicoterapeuta, permettendo anche di fare delle previsioni su come il bambino si relazionerà nei vari ambiti, sia terapeutici che scolastici, all'interno del quale vive. Il fatto che il genitore presenti frequentemente, poi vi mostrerò brevissimamente i dati, un pattern d'attaccamento non sicuro, perché così anche nella nostra ricerca è emerso, che cosa vuol dire a livello clinico? Cerco sempre di fare questi ponti, perché la ricerca da sola non ha nessun senso secondo noi. Io sono prima una psicologa e poi una ricercatrice, quindi credo che i risultati numerici o diciamo discorsivi che possono emergere devono avere senso se integrati nella comprensione della relazione madre-bambino, in questo caso
del funzionamento delle famiglie con diagnosi di SA, sembra che i genitori che presentano un pattern d'attaccamento non sicuro siano meno in grado, mettiamola così, degli altri genitori di fornire degli elementi di protezione nei confronti di questi bambini. L'attaccamento per eccellenza e la sicurezza dell'attaccamento implica che il bambino si sente sicuro con il proprio genitore. Se il bambino ha una paura, una grossa angoscia, sa che se si avvicina alla mamma l'omeostasi psicologica ritorna al suo posto, perché la mamma offre sicurezza e protezione. Se la mamma non ha questa capacità, perché magari ha un attaccamento non sicuro, la paura che il bambino ha, il senso di inadeguatezza, potrebbe non riuscire a contenersi e diventare sempre più destabilizzante. Come diciamo nei libri, nei capitoli dei libri di Magda e Federico, mi ha sempre molto colpito la definizione dell'apprendimento come un atto complesso, e mi è molto utile per spiegarvi perché abbiamo scelto l'attaccamento come misura che apparentemente è poco associabile, così a livello molto superficiale, con il concetto di apprendimento, no? Però la loro definizione mi aiuta a spiegarvi che atto complesso intendiamo un atto che è supportato o non supportato da buon funzionamento cognitivo, considerando in maniera molto generale questo termine, ma anche da un buon funzionamento affettivo. Cioè apprendere sembra essere, il processo di apprendimento sembra essere molto condizionato dall'ambiente inteso come facilitatore o non facilitatore dei processi di apprendimento. Questa slide, che poi ve la replicherò con alcune riflessioni più legate all'attaccamento, mi aiuta a dirvi questo, no? Che cosa implica a livello non clinico, proprio a livello concreto, l'apprendimento per un bambino. Implica che il bambino deve essere in grado di stare da solo, quindi non per forza a stretto contatto con la mamma, ma nel gruppo classe, solo intendo senza la famiglia vicino. Deve essere in grado di sviluppare un pensiero ipotetico, cioè ad un certo punto il bambino deve fare delle fantasie, deve fare delle operazioni mentali, non più soltanto concrete. E la capacità di esplorare i modelli interni, un po' simbolici, mettiamola così, è strettamente legato al concetto di esplorazione, cioè più io posso esplorare, più sono curioso del mondo che ho di fronte, più riesco anche a rinunciare alla vicinanza con la mia figura di riferimento per poter esplorare. Inoltre devo sapere tollerare la frustrazione, l'abbiamo sentito dire tante volte, no? Durante il processo di apprendimento, anche in un contesto di normalità, anche se non mi piace tanto usare questa parola, però in un contesto di normalità è normale che il bambino fallisca, è evolutivo che il bambino fallisca, però è importante anche che al bambino venga insegnato a gestire e integrare nel suo funzionamento tutto questo aspetto della frustrazione. E ieri lo dicevano molto bene i colleghi che parlavano di regolazione, no, e di intersoggettività anche rispetto a questo ambito. Inoltre apprendere, legato proprio a questi concetti di tollerare la frustrazione, implica anche proprio saper gestire o sapersi o sentirsi, diciamo, adeguati nel processo di apprendimento. Quindi se sbaglio e non riesco a scrivere, o sono disgrafico, sono dislessico, è quell'aspetto di me che non funziona, ma non sono completamente un fallimento, e questo non sempre accade all'interno delle diagnosi. Vi faccio semplicemente un'altra piccola pillola, diciamo, teorica, per cui tutto quello che stiamo dicendo adesso è frutto anche di riflessioni molto classiche. Per chi di voi conosce la teoria dell'attaccamento, Bowlby e la Ainsworth sono i principali capisaldi di questa teoria, e già diversi anni fa, prima quindi della modernità delle nostre ricerche, delle nostre riflessioni, hanno sempre legato in maniera molto netta l'attaccamento all'apprendimento. Solo che poi questo concetto è rimasto un po' teorico e poco operazionalizzato, e forse poco usato fino a poco tempo fa, diciamo, all'interno delle riflessioni cliniche, cioè come possiamo mettere insieme queste informazioni per aiutare il bambino. In pratica, come tutti noi sappiamo, la teoria dell'attaccamento si basa su due sistemi che sono
apparentemente antagonisti, che sono l'attaccamento e l'esplorazione. Cioè il bambino deve rinunciare alla vicinanza fisica per poter esplorare. Quindi deve essere abbastanza sicuro che non è la vicinanza fisica quello che rende affettivamente importante la relazione, ma è tutto un processo di interiorizzazione della sicurezza, per cui io mi allontano, esploro. Se io non posso allontanarmi, non posso esplorare, farò fatica ad apprendere, perché la curiosità, diciamo, è semplicemente anche le prime esplorazioni anche del pensiero operatorio del bambino piccolo che tocca, che si allontana, che fa, deve essere assolutamente supportato a livello di relazione. Tutte queste riflessioni valgono anche, hanno anche una, diciamo, una ricaduta nella relazione, diciamo, proprio con le figure di riferimento nel processo di apprendimento. Perché proprio la capacità di allontanarsi e di avvicinarsi non vale solo, come vi dicevo, in relazione alle figure di riferimento, il caregiver, la mamma, il papà, la famiglia in senso stretto, ma tutto questo processo di posso allontanarmi, cosa succede se mi allontano, posso esplorare, se torno indietro trovo qualcuno, se ho bisogno di un rifornimento affettivo, in un certo senso crea una specie di forma con cui il bambino poi si relaziona anche con gli altri adulti significativi, che sono nel nostro contesto specifico le insegnanti, che sono un facilitatore immenso, diciamo, nel processo di apprendimento. Ma se il bambino non è in grado di relazionarsi in maniera sicura, anche questa potrebbe essere un deterrente nel processo di apprendimento. Ecco, nella nostra ricerca, come vi accennava la mia collega prima, abbiamo misurato il pattern di attaccamento di questi genitori dei nostri 60 bambini utilizzando uno strumento che noi stiamo portando avanti ormai da qualche anno in Italia, che è uno strumento proiettivo. Anche questo strumento è nato in ambito clinico, assolutamente, ma nel nostro contesto è stato utilizzato per evidenziare eventuali aspetti di rischio e di vulnerabilità dei genitori, non per dare una diagnosi di disturbo di attaccamento nei genitori. Ve lo descrivo molto brevemente, perché poi mi serve darvi alcune informazioni per leggere clinicamente i dati che sono emersi. È un proiettivo, cioè si basa sulla presentazione di 8 scenari che sono strettamente legati alla teoria dell'attaccamento, quindi ci sono scenari che ricordano la separazione, la malattia, la morte, e che il soggetto deve raccontare una storia con una consegna abbastanza specifica, una storia per ognuna delle 8 tavole. La potenza, diciamo, di questo strumento sta nel fatto che non porta soltanto a uno dei 4 pattern di attaccamento classici, sicuro, distanziante, preoccupato e non risolto, ma analizzando la dinamica delle variabili di codifica e anche a livello clinico la qualità delle storie che i soggetti possono raccontare sull'AP, si può veramente utilizzare clinicamente in maniera molto più profonda. Noi nel nostro servizio, che lo utilizziamo con giovani adulti, adolescenti, anche in contesti diversi da quello dove abbiamo utilizzato qua, spesso usiamo le storie che il soggetto stesso racconta come punto di partenza per la restituzione, no? Perché mostriamo che cosa ha raccontato, riprendiamo la storia e cerchiamo di svelare alcuni aspetti proiettivi che possono essere celati, diciamo, all'interno del... Il principio su cui si basa l'AP è che nell'adulto, per valutare il sistema di attaccamento, l'attaccamento stesso deve essere attivato, cioè ci deve essere una sollecitazione di alcuni ambiti, di alcuni argomenti. Il soggetto internamente deve provare un po' di paura, nel senso, in maniera chiaramente a livello di rappresentazione. E noi ci siamo chiesti, i genitori con bambini, chiamiamoli così, con special needs, cioè con bisogni speciali, quindi non bambini patologici, ma bambini in questo caso col DSA, sono costantemente chiamati in causa a affrontare la paura della diagnosi, della non diagnosi, dei fallimenti dei bambini. Quindi forse capire un attimo qual è il loro sistema di attaccamento, come col sistema di attaccamento gestiscono questa sollecitazione, potrebbe essere un piccolo contributo, diciamo, per comprendere meglio il sistema familiare. Vi ho portato per esempio 2 delle tavole. Le tavole sono quelle elencate, diciamo, in ordine di attivazione progressiva sempre più intensa dell'attaccamento. Vi ho mostrata una diadica dove sembrano 2 persone con delle valigie, forse su un binario,
la maggior parte chiaramente degli adulti, poi essendo un proiettivo ognuno vede quello che vuole, però sollecita l'aspetto della separazione, mentre bench e panchina sollecita l'aspetto di disperazione, estrema solitudine, che sono due delle facce dell'attaccamento, no? Uno che ha un attaccamento sicuro dovrebbe gestire bene la separazione e gestire bene anche la solitudine, quindi sollecita in questo modo il pattern di attaccamento. Molto brevemente sui risultati, ci ha stupito il fatto che il più della metà, diciamo, noi abbiamo messo insieme madri e padri in questo caso per una questione di ricerca di numeri. Sarebbe interessante vedere le differenze, però per adesso abbiamo questa informazione generale, dove la maggior parte dei genitori di bambini di SA presenta un attaccamento disorganizzato. Ecco, la letteratura spessissimo associa l'attaccamento disorganizzato a quadri psicopatologici, ma in questo caso non è questo l'intento, diciamo, di evidenziare questo aspetto, ma è interessante osservare che queste percentuali nella letteratura sono anche associate a campioni a rischio di disorganizzazione affettiva, che forse è quell'aspetto più importante che possa essere per noi utile a livello clinico. Chiaramente spiegarvi come si codifica la disorganizzazione dell'AP è impossibile in questo contesto, ma ho cercato qui di riassumere che cosa vuol dire in generale a livello clinico presentare un profilo disorganizzato all'AP. In generale vuol dire che c'è del materiale che emerge nel racconto di queste tavole che non è riorganizzato all'interno dell'esperienza del soggetto. È come ci fosse qualche aspetto di piccolo trauma, traumatico. Anche qui la parola, mettiamocela con le virgolette, i T piccoli, come diceva Magda in questo convegno, delle situazioni di paura, di preoccupazione che non sono stati sufficientemente reintegrati nel funzionamento del soggetto. È interessante osservare a livello qualitativo che la tavola che desta più problemi, quindi più disorganizzazione in questo campione, la tavola del cimitero, di cui non ho la figura ma ve la racconto molto facilmente. C'è un signore in un cimitero di fronte ad una lapide, quindi sembra proprio che qualche aspetto legato alla separazione, chiaro che la P lo rappresenta nella separazione estrema con la morte, sembra essere legato a dei vissuti non elaborati su questo concetto, che era un po' quello che veniva, come diceva la mia collega prima, in linea anche con quello che emergono dai questionari. A livello qualitativo, ciò che disorganizza sono vissuti di impotenza, leggendo le storie, diciamo, di questo strumento, e quindi poi tutta la riflessione che noi cerchiamo di fare, qui vi ho tenuto le stesse riflessioni, in carattere nero c'è un po' che senso clinico possiamo dare per inquadrare il funzionamento di questi genitori, no? Sicuramente quello che loro hanno è del materiale traumatico, passatemi il termine, che non è stato elaborato. Cosa vuol dire? La mente ad un certo punto è entrata in un cortocircuito affettivo che ha segregato questo materiale in una parte non cosciente, ma questo materiale continua a bollire e ribollire, creando delle disorganizzazioni affettive in questi soggetti. E quindi noi ci chiediamo, dei soggetti che hanno questo carico affettivo da gestire anche rispetto alla loro persona, quanta o che difficoltà possono avere a gestire dei bambini che hanno delle disregolazioni affettive, degli scompensi affettivi, di frustrazione, di depressione, di ansia, proprio all'interno del concetto della diagnosi di DSA. Qui vi ho portato, sono in conclusione, una storia, un pezzo di una storia di una mamma, alla tavola bed, che è una tavola che rappresenta un letto con un bambino seduto dentro il letto. Spesso viene interpretato un bambino che si sveglia, un bambino che sta per andare a letto, un bambino ospedalizzati, chiaramente poi la proiezione funziona. E dall'altro lato del letto c'è una mamma, il bambino ha le braccia protese nei confronti della mamma, la mamma ha un atteggiamento un po' ambiguo, cioè può essere, sembra o che sta per abbracciare o che proprio non vuole farlo. E è stato molto interessante leggere la storia di questa mamma, che comunque è una mamma con profilo U, di come parla della sua difficoltà di separazione da questo bambino e di conseguenza la difficoltà di separazione che ha questo bambino, che potrebbe essere uno dei fattori che
sostengono un po' la parte affettiva del DSA. Poi c'è una domanda dello sperimentatore, la mamma risponde: lui vorrebbe andare dalla mamma. La mamma forse cerca di spiegargli che deve dormire al letto suo. Che cosa provano i personaggi? Sicuramente la mamma c'è il nodo alla gola, lo provo quindi, mi dispiace, però è nel suo letto. Non è che lo metto fuori dal balcone. C'è anche il suo letto, è anche fortunato. Infatti mia sorella dice: tu ti fai prendere troppo dal panico, perché non è che lo lasci in mezzo alla strada, sta nel letto suo. Però lui preferisce dormire a letto con me. In questo caso qui vedete quanto, adesso, chiaramente non conoscendo lo strumento, vi devo dire questo aspetto, non viene richiesto di raccontare la storia personale, ma quando capita che, partendo dallo stimolo proiettivo, la mamma trasferisca la storia sulla sua esperienza personale, è uno degli indicatori dell'insicurezza, perché probabilmente l'attivazione è talmente alta a livello di modelli operativi che la mamma fa fatica poi a distinguere bene la sua esperienza da quella del personaggio. Quindi proprio l'aspetto della separazione dell'ansia materna ci dà delle indicazioni anche forse un pochino più cliniche per capire in che modo approfondire la presa in carico sia del singolo bambino ma anche del contesto familiare. Grazie.